Allora, buongiorno, buongiorno, ben trovati ad Agora Weekend. Senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua, a cui do altrettanto il benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Bevilacqua, vengo anche da lei. Sì, dottoressa Mariani, io intanto dico buongiorno al collega della destra che finalmente ammette che ci sia la necessità di intervenire per fronteggiare questi eventi estremi che sono la prova del cambiamento climatico in atto, cosa che fino a poco tempo fa il centrodestra negava. Il punto però è un altro. Noi vediamo il disastro che è sotto gli occhi, abbiamo sentito la testimonianza della signora e la risposta di questo governo continua ad essere balbettante, al di là dei ristori che non sono arrivati. C'è un problema di visione. Qui il governo ancora nega la necessità di abbracciare convintamente la transizione ecologica, che giustamente, come dicono loro, ha un costo. Ma l'alternativa alla transizione ecologica è quello che vediamo. Sono le vittime, sono le aziende in ginocchio, sono le famiglie che non possono tornare nella loro casa. Adesso entriamo anche in merito, perché voglio parlare, concentrarmi soprattutto su queste cose. Chiudo sulle assicurazioni. Ecco, sì, mi dica questo e poi voglio farvi vedere un servizio. Anche questa a me sembra l'ennesimo tentativo di questo governo di spostare l'attenzione, cioè è la polemica nella polemica del rimbalzo delle responsabilità per distogliere l'attenzione da quello che interessa realmente alle persone. E poi mi scusi, ma qua io mi vedo semplicemente il film del solito favore alle solite lobby. Lei dice alle case assicurazioni in questo caso. Allora, Bevilacqua, che risposte bisogna cercare di dare a queste persone? E teniamo presente anche, ovviamente, appunto, la nostra clessidra che ormai ha finito di scorrere, no? Il tempo davvero si sta esaurendo. C'è una cosa che si chiama Green New Deal, che non si sa che fine farà. Mi pare di capire che, ovviamente, al di là dell'intervento riparatore dell'uomo, che deve essere accurato, e forse non lo è stato abbastanza in questo caso, però anche a livello istituzionale bisognerebbe tutti correre in una stessa direzione. Ma su questo non c'è dubbio, lo accennavo prima, la transizione energetica è l'unica risposta, che ovviamente non può essere immediata, perché è chiaro che gli interventi non possono essere fatti dall'oggi al domani. Però a me quello che preoccupa è la mancanza di visione di questo governo. Al di là della posizione euroscettica sul Green Deal, sappiamo benissimo ideologicamente come si è schierato questo governo, a me preoccupa anche il fatto che non ci sia una visione di programmazione di interventi, perché se pensiamo che sono state paralizzate tutte le opere delle infrastrutture nazionali per un ponte che costerà 15 miliardi e non verrà mai fatto, è chiaro che l'assenza di visione di questo governo è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo visto Giorgia Meloni fare una passerella a Ortigia parlando dell'eccellenza dell'agroalimentare. Ma per fortuna che il settore riesce ad eccellere, malgrado questo governo. Giorgia Meloni ancora non ha risposto agli agricoltori siciliani in merito alla siccità che ha colpito per l'ennesima volta la nostra regione. Guardate che ci sono immagini eloquenti di campi totalmente senza acqua e di addirittura ovicoltori che hanno dovuto uccidere il bestiame perché non potevano dissetarlo. Cioè, stiamo parlando di questo, fatemi di un andare governo avanti, che sembra perché lì a sua insaputa. Nel frattempo credo che ci stia già ascoltando, che sia pronta Lucia Goracci, l'inviata del TG3 in Libano a Beirut. Cessate il fuoco, sembra veramente di essere lontanissimi, senatrice Bevilacqua, da tutto questo. Chiedo anche a lei un commento, anche alla luce di questo, insomma, nuovo abbondante coinvolgimento del Libano ormai. Ma è agghiacciante sentir dire da De Carlo che il governo italiano ha tutto chiaro, perché dovrebbe spiegare il perché il governo italiano si è astenuto sulle risoluzioni che volevano il cessate il fuoco immediato, il riconoscimento dello Stato di Palestina e da ultimo la illegittimità e quindi la liberazione dei territori in Cisgiordania occupati da Israele. In tutto questo si continua ad Israele. I dati Istat ci dicono che c'è stato un boom dell'export di ulteriori 3 milioni, 7,6 milioni di armi inviati, di materiale bellico inviato in Israele, mentre gli altri stati cessano questo tipo di invio e di commercio con Israele, che ha violato
Netanyahu, qualunque norma alla base del diritto internazionale è umanitario. Che sia, siamo di fronte a un crimine di guerra è più che chiaro, dobbiamo capire perché il governo italiano ancora balbetta. Forse Giorgia Meloni è volata dei colleghi, a New York le analisi per dei colleghi dei 5 Stelle non tengono mai fronte, conto del brutale attacco sferrato nei confronti di Israele. Una replica però proprio finta che non sia mai anche fulmine a Giancarlo Carlo perché poi devo andare da Cacciari. Abbiamo capito. Io non ho interrotto, però il collega vedo che è nervoso. No, lo capisco, lo comprendo. No, il collega parla sempre dopo di lei, quindi non ho mai occasione di replicare. De Carlo, perché devo andare da cacciare. Questo è il tema. C'è molto i 5 Stelle, che sono bravi, hanno le ricette quando però, governano, e sono disastrosi. L'avvenuta replica, non sono allora, di Dolores De allora di io ringrazio tutti voi, tutti i miei ospiti, perché devo andare qui alla nostra isola.